Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi farò uno spacchettamento in diretta. Mi è arrivato questo pacco, contiene le due agende Mr. Wonderful, quindi quella settimanale e quella giornaliera. E io ho deciso quest'anno di acquistare queste due agende perché ci sono stati un po' di cambiamenti nella mia vita e quindi ho deciso anche di cambiare agenda. Quindi di dedicarmi alla decorazione dell'agenda, di dedicarmi un pochino di più all'organizzazione delle mie giornate, magari allo scrivere qualche mia riflessione, qualcosa che mi succede, insomma, un po' come se fosse un diario. E poi vi spiego anche perché ne ho preso due. Io credo che questa attività non sia altro che un modo per dedicarsi un pochino di più a se stessi, quindi attraverso la decorazione dell'agenda poi si arriva alla fine a prendersi un pochino cura di sé. Quindi penso che sia questo, almeno per me è questo, e quindi ho deciso di iniziare questo tipo di attività. Prima di farvi vedere quello che c'è nel pacco, volevo farvi vedere l'agenda che io usavo prima. E quando ve la farò vedere, voi capirete perché io ho bisogno di mettere in atto questo tipo di cambiamento, perché questa era l'agenda che io usavo prima, quindi una normalissima agenda settimanale, fatta in questo modo, quindi fatta così, vi faccio vedere, ecco, era fatta così, in questo modo, ed è un'agenda assolutamente normale. Per quanto io, questa agenda, ci sono dentro delle cose molto importanti. Però io prima facevo un tipo di lavoro che richiedeva appuntamenti settimanali con persone diverse. Io adesso non dico che lavoro facevo perché dovrei aprire un capitolo della mia vita lunghissimo e complicatissimo. Quindi vi dico che ero nel settore sanitario, diciamola così in senso generale, e gli appuntamenti che io avevo con i miei pazienti li annotavo qua sopra. Poi ho deciso di cambiare lavoro, di uscire completamente da questo settore e quindi di cambiare vita in qualche modo e anche di cambiare agenda. Andiamo quindi a vedere che cosa c'è all'interno del pacco. È la prima volta che utilizzo l'agenda Mr. Wonderful perché, insomma, io, come vi ho fatto vedere, prima utilizzavo un'agenda diversa, adesso ho deciso di prendere questa perché ho visto comunque su YouTube delle recensioni e mi ha incuriosito questo tipo di agenda. All'interno del pacco c'è questo foglio, questo cartoncino, in realtà, che è molto carino, secondo me. Poi c'è qui un segnalibro con l'unicorno e dice "La nostra è pura magia" e questo è il segnalibro ed è molto carino. E poi abbiamo le due agende che sono nella loro scatola. Questa è quella giornaliera e questa è quella settimanale. Io ovviamente lascerò in descrizione il link per, insomma, andare ad acquistare le due agende sul sito della Mr. Wonderful. Vediamo prima quella settimanale. Io ho preso questa agenda settimanale di questa misura perché me la voglio portare nella borsa, quindi è piccolina e mi servirà per annotare tutti quelli che saranno i miei appuntamenti, sia personali che professionali, eccetera. E voglio averla sempre sotto mano, quindi l'ho scelta per questo motivo. Essendo l'agenda che io porterò nella borsa e quindi comunque sarà utilizzata principalmente per l'organizzazione di appuntamenti piuttosto che di cose che mi devo ricordare, magari la decorerò, diciamo, parzialmente, non ci dedicherò forse tantissimo tempo a decorare questa perché io ho preso quella giornaliera che è quella che invece ho intenzione di decorare e di, diciamo, tenere in modo diverso. L'agenda giornaliera è questa. Sogni e progetti e mille avventure da realizzare è quello che c'è scritto sopra nella copertina. Questa mi piaceva tantissimo perché sembra un po' un libro, diciamo, è molto molto spessa, ha il suo elastico che la tiene chiusa ed è ad anelli. Sono però anelli che non si possono aprire, quindi voi non potete andare a sostituire le pagine come ci sono altre agende invece che permettono di farlo. Per ogni giorno una pagina. Io l'ho presa così perché questa non sarà l'agenda che io dedicherò alla notazione degli appuntamenti e degli impegni, ma sarà per me una specie di diario.
Quindi io su questa agenda segnerò non tanto gli appuntamenti, ma le mie sensazioni, le mie emozioni, quello che mi va comunque di scrivere, e sarà l'agenda che io utilizzerò e di più, diciamo, e che dedicherò poi appunto alla riflessione anche su me stessa, e quindi questa l'andrò sicuramente a decorare molto di più, perché è proprio un momento che mi voglio prendere con me stessa. E ho deciso di fare questa cosa. Sicuramente ho più spazio per la decorazione, per i disegni, e quindi insomma la preferivo per questo tipo di scopo, ovviamente. Però poi, siccome mi serviva anche un'agenda più pratica, ho deciso appunto di prenderne due e di usare quella più piccola per quello. Adesso vi faccio vedere proprio bene l'agenda pagina per pagina. Vorrei farvi vedere le due agende Mr. Wonderful, quella settimanale, che è questa, e poi quella giornaliera, che è questa, e vorrei farvele vedere proprio nel dettaglio. Quindi andiamo a sfogliarle pagina per pagina per vedere come sono fatte, come sono strutturate. Questa è l'agenda settimanale, arriva all'interno di questa scatola in cui c'è scritto: questa scatola è piena di grandi progetti da vivere. Andiamo a vedere all'interno. Questo è il modo in cui si presenta, e poi all'interno abbiamo la nostra agenda, che è di un colore lilla, molto carina, e ha il suo bottoncino qui, in modo che rimanga poi chiusa nel momento in cui la andiamo a mettere nella nostra borsa. Questa è l'agenda. Il meglio inizia oggi, agenda 2017-2018. Andiamo a vedere com'è fatta. Qui, come potete vedere, ci sono delle taschine trasparenti in cui potremo andare a mettere delle tessere, insomma, dei biglietti da visita, quello che più ci serve, ci è utile. In questa pagina, invece, andremo a mettere quelli che sono i nostri dati. Quindi il nome, il numero di telefono, un soprannome se ce l'abbiamo, una mail, insomma tutte le cose che riguardano i nostri dati personali. Queste pagine sono dedicate a delle note, degli appunti che noi vogliamo prendere riguardanti i giorni della settimana, con anche l'orario a fianco delle cose che eventualmente ci vogliamo annotare. Io credo che questo spazio possa essere utilizzato per svariate cose, quindi ognuno poi lo utilizzerà a seconda delle sue esigenze, di quello che gli torna poi più utile. Qui abbiamo il calendario 2017-2018. Come vedete, l'agenda va da settembre del 2017 a settembre del 2018, ma il calendario del 2018 lo possiamo invece vedere tutto fino a dicembre. Questa è l'agenda settimanale, quindi è strutturata in questo modo. Ci sono 3 giorni per ogni pagina, e lo spazio non è moltissimo, infatti questa va bene per persone che magari non hanno proprio tantissimi impegni da segnare in agenda, e insomma può essere sufficiente quindi uno spazio di questo tipo. Qua in fondo, come potete vedere, ci sono delle striscioline sottili sottili dedicate a come è andata la settimana, quindi l'andamento del lavoro, dello sport, del weekend, se è stato eccezionale, se è stato bene, così così si può migliorare. Ecco, qui noi possiamo andare a segnare com'è stata la nostra settimana, e questo secondo me può essere un incentivo, comunque qualcosa di motivazionale. Qui ci sono le frasi motivazionali, come vedete qua c'è scritto sei unico al mondo, e queste ci sono praticamente un po' in tutte le pagine. Questo è il mese di settembre, con pioggia o temporale, niente andrà male. Questa è la frase che noi ritroviamo nella prima pagina, e poi qua possiamo vedere un cruciverba, quindi un piccolo passatempo, delle domande alle quali noi possiamo rispondere. Poi sul sito della Wonderful potremmo andare a vedere le soluzioni. Qui la struttura è uguale a quella che vi ho già fatto vedere, cambiano ovviamente sempre le frasi motivazionali, quindi questo magari non vi faccio vedere proprio pagina per pagina, semplicemente perché sono esattamente uguali per tutti i mesi. Arriviamo al mese di ottobre, che è dedicato, come potete vedere, ad Halloween.
Poi andiamo avanti con il mese e andiamo a vedere novembre. In caso di dubbio, un sorriso aiuta sempre. Questo mese è dedicato a, diciamo, i pro e i contro di eventuali decisioni che noi magari dobbiamo prendere. Quindi questo ci aiuta a segnare da una parte i contro, da una parte i pro, per capire un po' quale può essere la decisione migliore per noi. Poi, ovviamente, andando avanti, l'agenda è strutturata sempre nello stesso modo. Il mese di dicembre ovviamente è dedicato al Natale, quindi tutte quelle cose che riguardano i regali di Natale che noi vogliamo fare, che vorremmo ricevere, insomma, quindi è molto, molto carino anche questo. Poi, vabbè, le pagine qui, come vi dicevo, sono strutturate allo stesso modo e siamo arrivati al 2018. Quindi nel 2018 ovviamente si parla di progetti. E quindi qui ci si possono segnare i cosiddetti buoni propositi. Poi andiamo avanti e arriviamo al mese di febbraio. Il mese di febbraio è dedicato a quello che ci rende felice. Quindi qui ci sono una serie di cose, come vedete, sono disegnate. Quindi ci può essere festeggia i tuoi trofei, i tuoi trionfi. Cupcake, cioccolato, fai ciò che ami di più, quindi insomma tutte quelle cose che potrebbero essere per noi cose insomma piacevoli da fare. Poi arriviamo al mese di marzo, che è dedicato a un lavoro che noi possiamo mettere in atto per realizzare i nostri sogni e i successi, quindi dei piccoli trucchi, diciamo così, per organizzarci e per riuscire a portare a termine i nostri progetti. Quindi questo, diciamo che questo mese è dedicato a una serie di consigli. Poi andando avanti arriviamo al mese di aprile. Ci sono migliaia di motivi per essere felice, sorridi. Questa è la frase motivazionale. E poi qui sono elencati tutti i benefici del sorriso. Poi andiamo avanti, arriviamo a maggio. Il mese di maggio è dedicato a una serie di consigli che riguardano il modo per scattare delle fotografie, efficaci, che possano essere efficaci una volta pubblicate sui social network, come ad esempio Instagram o anche altri social network. Quindi si parla dell'inquadratura, della luce, insomma, è molto carino anche questo. A giugno ovviamente si parla già un pochino di vacanze, quindi qui ci sono tutte le cose che magari noi vogliamo fare durante l'estate, sono rappresentate da questi disegni così carini. Poi arriviamo al mese di luglio. Il mese di luglio invece è dedicato a una ricetta di cucina, che è una ricetta tra l'altro che mi piace tantissimo e sicuramente in qualche variante poi ve la realizzerò, vi farò il tutorial perché davvero mi interessa molto provare a fare questo tipo di ricetta. Poi arriviamo ad agosto. Agosto è dedicato alle vacanze e al modo migliore per fare una valigia. Quindi ci sono proprio delle liste, dei promemoria di cose che è bene portarsi in vacanza, di cose che magari voi volete portarvi in valigia, quindi qua potete spuntarli tranquillamente ed è molto carino anche questo, proprio perché insomma a volte si tende a dimenticare qualcosina da mettere in valigia, quindi può essere interessante. E a questo punto l'agenda finisce perché, come sapete, va da settembre a settembre. Nella pagina qui dopo il mese di agosto troviamo il calendario del 2019. Qui troviamo delle liste di cose che ci dobbiamo ricordare, quindi cose da non dimenticare mai. Abbiamo poi, andando avanti, come vi ho anche fatto vedere, insomma, nell'altro video in cui vi presentavo le agende, tutte delle tabelline dedicate ai compleanni che ci vogliamo ricordare. Abbiamo le cose qui che non vogliamo assolutamente perdere, quindi libri, film, feste, concerti, acquisti vari ed eventuali. Qui abbiamo una specie di rubrica perché possiamo segnare tutti i nostri contatti, mail e telefonici.
E qui abbiamo, diciamo, delle tabelle che ci permettono di tenere sotto controllo le spese. E questo può essere davvero molto utile, soprattutto per me che tendo sempre a dimenticarmi quello che ho speso, quindi è molto molto interessante. E poi, abbiamo delle pagine vuote per annotare quello che vogliamo e qui ovviamente alla fine dell'agenda abbiamo tutti gli adesivi, quelli che sono proprio caratteristici di questa agenda e che possiamo andare ad attaccare nella nostra agenda vicino a tutte le attività che poi segneremo in agenda. Sono veramente molto carini. Questi adesivi ve li avvicino in modo che possiate vederli meglio e davvero ci sono un sacco di adesivi, quindi molte pagine dedicate a questo e poi alla fine abbiamo di nuovo queste tasche trasparenti in cui poter mettere biglietti da visita, tessere e quant'altro. E questa è l'agenda settimanale. L'agenda mensile, invece, l'agenda giornaliera, scusate, si presenta in questo modo, in questa scatola. Ed è veramente molto bella. Io diciamo che l'agenda giornaliera l'ho presa perché, come ho detto anche nell'altro video che ho fatto, ho intenzione di utilizzarla più come un diario che come un'agenda. Questo era l'omaggio che mi è arrivato insieme alle agende, è un segnalibro con l'unicorno, veramente molto carino. Qua mi danno anche l'hashtag da mettere se io volessi pubblicare la foto sui social network, sicuramente poi lo farò. E questa è l'agenda giornaliera che si presenta in questo modo. È ad anelli, ha il suo elastico, sogni e progetti, mille avventure da realizzare. E alla frase, diciamo che troviamo qui la differenza è praticamente sostanzialmente che non ci sono qui le tasche trasparenti per poter mettere, diciamo, tessere, biglietti da visita, eccetera. Poi vabbè, qui è uguale perché abbiamo comunque sempre lo spazio per mettere i nostri dati personali. L'interno è assolutamente identico a livello di struttura dell'agenda, quindi quello che noi troviamo, quindi lo spazio per le nostre liste dedicate appunto alla settimana. Poi abbiamo dei divisori fatti in questo modo. Quindi qua dedicato proprio all'agenda, vedete che è fatto così, c'è scritto qua agenda ed è molto comodo. Qui la differenza sostanzialmente è una, ossia che per ogni pagina un giorno, tranne il fine settimana che invece è preso su 2 giorni, quindi noi sabato e domenica, ve lo avvicino sperando che si veda. Sabato e domenica è scritto su 2 giorni su una pagina, però tutti gli altri giorni, quindi dal lunedì al venerdì, sono invece scritti su una pagina sola. Qui abbiamo lo spazio per le note, qui abbiamo la possibilità di mettere una mail o un numero di telefono, magari qualcosa di importante, un appuntamento, e qui possiamo segnare tutte le cose che vogliamo fare con la casellina per spuntare poi le cose che magari abbiamo fatto. Ora, io come vi dicevo, questa agenda non la utilizzerò tanto come agenda, ma più come diario, anche se ovviamente non escludo di inserire delle cose importanti, magari che riguardano qualche impegno. Però lo scopo per me dell'agenda giornaliera è quello di utilizzarla come diario. Ho intenzione di decorarla, quindi poi vi farò vedere anche come la organizzerò, come la decorerò. Questo non ve lo faccio vedere nel dettaglio perché l'interno è esattamente identico all'agenda settimanale. L'unica differenza appunto è la suddivisione delle giornate che sono su una pagina sola. Però i contenuti dell'agenda sono esattamente uguali sia in quella settimanale che in quella giornaliera. L'unica differenza che qui c'è, che vi volevo far vedere, a parte i divisori, come vi dicevo già prima, perché quando finisce l'agenda, poi diciamo che c'è un divisorio che ci indica appunto la pagina dedicata alle nostre liste, ai nostri compleanni, alle annotazioni, al rendiconto delle spese, eccetera. Abbiamo poi gli adesivi, come nella settimanale, sono gli stessi identici adesivi, quindi è proprio uguale uguale. La differenza però è che poi nelle ultime 2 pagine troviamo in quella giornaliera un righello di cartone che possiamo staccare e 4 segnalibri fatti in questo modo, sono veramente molto molto carini che anche qua possiamo staccare e andare ad inserire nelle pagine che ci servono.
E poi in ultimo, nella pagina finale, abbiamo dei post-it di diverse forme, questi due rettangolari e questi più piccoli, che noi possiamo andare a staccare e andare a collocare poi nelle pagine che nei giorni, nelle pagine che ci servono, di cui abbiamo bisogno. Questo poi è il retro dell'agenda e questo è l'elastico, diciamo, per tenerla chiusa. Quindi questa era l'agenda giornaliera, questa è l'agenda settimanale. Come vedete, le misure sono diverse perché questa, che è settimanale, diciamo che è grande più o meno quanto una mano, come potete vedere, e questa invece è un formato A5, però sono veramente entrambe molto molto belle. Queste erano le due agende che io quest'anno ho deciso di utilizzare. Ovviamente quando comincerò a decorarla e ad utilizzarla vi farò una recensione per farvi sapere come mi trovo e quali modalità, diciamo così, di decorazione mi piacciono di più e quali modalità utilizzo. Per oggi concludo, vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!